intanto devo ringraziare dottoressa Guarelli, dottoressa Di Monte che mi hanno invitato a parlare in occasione di questa mostra su Klee. Forse no, l'invito è anche motivato forse dal fatto che io di 10 anni fa ho scritto un libro per la casa editrice La Terza nel 1903 pubblicato su Paolo Klee, l'introduzione a Klee. E comunque ringrazio anche il pubblico che è venuto, però io devo un ringraziamento particolare all'amico, mi vanto di essere amico, che è Gianfranco Baruchello, che qui vivo. Non mi aspettavo che venisse anche Gianfranco Baruchello e sono veramente contento, anche perché se c'è un pittore italiano importante, molto importante, che ha Klee, che in qualche modo la ripresa di Klee si può vedere nei suoi quadri, è proprio l'opera di Gianfranco Baruchello. Quindi sono particolarmente grato a lui di essere venuto qui a Sydney. E io parlerei un po' in generale di Paul Klee, non so il sonoro come va, perché voi siete tutti raccolti, però la sala è grandissima e quindi forse fa eco, non so, si riesce a sentire? Bene, allora io farò un po' una passeggiata, comincio a dire Klee. Klee quando fa un coraggio dice che lui fa una passeggiata, poi vedremo in particolare in che consiste la passeggiata, ma anche io vorrei fare una passeggiata su Klee, sull'opera di Klee, dandomi anche delle informazioni e guardando qualche quadro e anche leggendo qualcosa dalle sue opere più importanti. Una è i diari che arrivano fino al 1918 e poi la teoria della forma e della figurazione che sono degli scritti da lui eseguiti quando è diventato dal 1921 insegnante al Bauhaus. Paul Klee nasce nell'editore di Berna nel 1879. Il padre, Hans Klee, è un musicista e tra l'altro insegna musica al Conservatorio di Berna. La madre, Ida Frick, è una cantante. Dico questo per dire che nella famiglia di Klee si era molto appassionati alla musica e avrebbero voluto che lo stesso Paul Klee si indirizzasse in questa direzione. C'è da dire che da bambino Paul Klee mostrava dei talenti in modo molto spiccato. Intanto sapeva suonare molto bene il violino. Per esempio, all'età di 11 anni era entrato nella banda musicale di Berna come violinista, questo 11 anni. Ma poi scriveva poesie. Sapete tutti che è stato anche un importante poeta, le sue poesie sono state pubblicate in italiano e tradotte da Malacorta. Ma soprattutto era pittore e al di là delle insistenze della famiglia perché lui coltivasse la dimensione musicale, il giovane Paolo decide invece per la pittura, per una sua decisione che non si fa deviare. Per fare questo si rende conto che deve frequentare un'accademia. Le accademie più importanti in quel momento sono quella di Monaco e quella di Parigi. Monaco è più vicina e quindi va a Monaco. A Monaco insegna, l'Accademia di Monaco, scusate queste piccole informazioni, però insomma sono importanti un attimo per costituire. Poi dopo si aprono degli abissi teoretici, quindi bene queste informazioni. Ecco, a Monaco insegna un pittore importante che si chiama Stuck, è un simbolista molto importante, il quale Stuck all'inizio gli dice che Paul Klee insomma dovrebbe un po' imparare a disegnare e per questo lo manda in un'altra accademia più piccola dove insegna un certo Knire e dove lui comincia un po' a imparare il disegno. Dopo ritorna nuovamente da Stuck
Nel frattempo, nell'Accademia diretta da Frostmuk, c'è anche il giovane Kandinsky. Vassili Kandinsky frequenta l'Accademia di Monaco con Paul Klee nel periodo appunto in cui c'era anche Kandinsky. Poi questo è interessante perché i due, Paul Klee e Vassili Kandinsky, si rincontreranno dopo gli anni 20, entrambi insegnanti al Bauhaus. E questo sarà interessante non solo perché i due avranno sempre un ottimo rapporto, ma c'è da dire per esempio che nelle serate, quando stavano al Bauhaus, a Weimar, abitavano in due cassette contigue e era d'uso che dopo cena la famiglia Klee, vale dire Paul e Lili, la moglie di Paul Klee, che suonava il pianoforte e insegnava il pianoforte, entrambi andavano a casa di Kandinsky e deliziavano, così diceva Massimo Kandinsky, siamo deliziati dalla musica di Paul Klee e di Lili Klee, uno il violino e l'altro il pianoforte. Allora, Klee frequenta questa accademia, però non è contento. Insomma, non è soddisfatto di quello che fa l'accademia, riprodurre nudi, riprodurre vasi, gli piace poco, frequenta concerti e poi da solo, gli piace dipingere da solo. Vuol dire che lui si fa gli strumenti per diventare pittore, indipendentemente dall'accademia. Questo è molto importante. Tanti hanno frequentato l'Accademia, tanti hanno frequentato, frequentano, dico hanno frequentato rispetto agli anni di Klee, tanti hanno frequentato l'Accademia, per esempio quell'Accademia di Monaco, ma non tutti sono diventati Paul Klee. Paul Klee è diventato Paul Klee senza neanche frequentare l'Accademia, che poi per esempio, tra parentesi, ci dice pure che un artista non diventa tale grazie all'apprendimento delle regole. Non ci sono regole che bastano per fare un talento o per fare un genio. E lo stesso Klee lo dice in una lezione al Bauhaus: il genio è la trasgressione delle regole, essere al di là o al di qua delle regole, ma le regole non sono sufficienti, ripeto, a fare un genio. Paul Klee diventa Paul Klee. Questa formazione di Paul Klee si comincia a configurare già all'inizio del Novecento. Nel 1901 Paul Klee fa il primo viaggio in Italia. Beh, e questo la vostra non rende conto, è una testimonianza, il primo viaggio in Italia di Paul Klee insieme a un amico che poi diventerà un importante scrittore. Paul Klee visita, vede Genova, resta a Milano, Genova, soprattutto resta ammirato dal mare, perché essendo svizzero non aveva mai visto il mare, e allora il mare gli fa una profonda impressione, e Genova diventa questa città superba, bellissima, che lui, che gli rimane sempre in mente. Poi dopo Genova va a Roma, come si chiama lungo, ne abbiamo sentito parlare prima, e visita i Musei Vaticani, gli piace molto la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello, però non tutto. Per esempio la dimostrazione di Michelangelo, non troppo perfetta, troppo compiuta, qualcosa che non gli piace. Non gli piace Bernini, tutto quello che è troppo perfetto non gli piace. E invece subito, come è stato già detto, ama i mosaici. Ecco, ha una passione per i mosaici da sempre, tra parentesi, diciamolo pure da che. Da cosa si giustifica questa passione che lui avrà sempre per i mosaici? Beh, sì, così è tanto che li vede a Roma, Palermo, Monreale e soprattutto da Venere. Questi mosaici lo affascinano in particolare perché i mosaici hanno una struttura bidimensionale. Questo è il primo punto fondamentale, la bidimensionalità. Klee rifiuta e critico da subito, da sempre, nei confronti la tridimensionalità, voglio dire, è critico nei confronti della finestra albertiana. L'opera d'arte, il quadro, si fa vedere a noi come se fosse un pezzo
dimensione e ha una prospettiva. Questa Clay la chiama, la definisce un'arte naturalistica, e Clay è contro ogni tipo di arte naturalistica, contro questo tipo di realismo naturalistico. Tutta la sua opera va in questa direzione. Dunque dicevo che già l'amore per la passione, il mosaico, si spiega con questa preferenza immediata per la dimensione, per la bidimensionalità del quadro, insomma, lunghezza e altezza, assenza di profondità. E quindi il quadro per Klee, e i quadri di Klee sono questo, non debbono, non vogliono illudere, non sono illusori, illusori di una realtà presunta. Nessuna realtà di fatto è presentata da Klee. Dunque, Klee in Italia vede Roma con i mosaici, si appassiona ad alcune opere, non ad altre, poi va a Napoli. A Napoli c'è da dire che va a vedere l'acquario e rimane profondamente colpito dall'acquario di Napoli, di questi animali che appaiono e scompaiono improvvisamente, dice Klee. Ecco, questa dimensione dell'apparire, in questo caso di un tipo di pesce, di qualche pesce nell'acquario, è come l'apparire di un uccello in una gabbia o di un uomo in una stanza. Questo perché è fondamentale, è una sorta di epifania, di manifestazione, qualcosa appare, qualcosa si presenta. I quadri di Klee sono sempre, in genere, delle epifanie, manifestano qualche cosa. Oh, intanto aggiungiamo subito, lo vedremo, come visto questa dimensione epifanica del far apparire qualcosa, potrei anche aggiungere far apparire ex nihilo, far apparire dal niente qualche cosa, è estremamente importante, perché si diceva poc'anzi, perché questo far apparire è come rendere visibile qualche cosa, si tratta di rendere visibile qualcosa che non è visibile. Dunque un'epifania fa apparire ai nostri occhi qualche cosa che si configura in un modo che noi non avevamo previsto, che le opere di Klee si presentino, si configurino come epifanie, vuol dire che di fatto si presentano a noi queste opere come se fossero doni, cioè qualcosa di non previsto. Le opere di Klee non sono mai previste, e questa loro dimensione di non prevedibilità, di sorpresa, fa sì che queste opere siano dei veri e propri doni. Ma insomma, intanto ce ne torneremo. Queste sono le impressioni dell'acquario, di questi animaletti che compaiono improvvisamente e che lasceranno sempre un'impronta nella memoria di Klee. Klee poi tornerà nuovamente a Berna e le prime opere note e importanti di Klee saranno le opere che vanno tra il 1903 e il 1905 e si chiamano incisioni. Ecco, ne ho appena portato qualcuna di queste incisioni e vediamo. Intanto volevo leggervi qualche cosa, qualche brano dai diari di Klee, appunto qualche brano che appartiene a questo inizio della vita di Klee. C'è un brano che tra i primi brani di questa cadetura di sala 1898, dove Klee parla dei tavoli di marmo che vede nella trattoria dello zio. Poi parliamo delle incisioni. Scrive Klee: nella trattoria di mio zio, l'uomo più corpulento della Svizzera, c'erano tavoli con piani di marmo levigato, la cui superficie era, per vetustà, un intrico di solchi. In questo labirinto di linee si potevano vedere grottesche figure umane e fissarle con la matita. Questo brano l'ho letto perché è un brano fondamentale per la formazione teorica di Klee, e Klee farà spesso riferimento a questo brano. Il brano proprio riguarda i tavoli di marmo. Klee ci sta dicendo
dicendo che su questi vecchi tavoli di marmo ci sono sempre, ma poi peggio, delle rigature, a volte più o meno profonde. Il bambino poggiava la guancia sul tavolo di marmo e guardava queste righe. Queste righe costituivano e si configuravano come un intrico di linee. E a mano che il bambino guardava questo intrico di linee, le linee si andavano configurando in un modo oppure in un altro, vale a dire si presentavano come figure improvvisamente. Questo è capitato da tutti. Se guardiamo, ad esempio, che faceva anche Picasso, se noi guardiamo in un muro una macchia, la guardiamo attentamente, la macchia ci può sembrare un cammello, un uomo, una mula. Ricordate l'Amleto? Scherzando con Polonio, diceva: ma non è quella nuvola, non è per caso una balena, oppure non è per caso un orso, e così via. Beh, Klee fa esattamente questo, guarda l'intrigo di linee, e l'intrigo di linee gli si presenta in modo sempre diverso. È importante questo, perché ci dice una cosa precisa, che Klee è consapevole, fin da giovane, quando scrive questa pagina del diario, che è un Klee del tempo, è consapevole che il vedere dell'artista non è mai un vedere vero e proprio, vale a dire non è mai un vedere ottico retinico, il vedere con il quale noi vediamo le cose come sono, no, è un vedere altro, è un vedere come, vedere come. Questo vedere come è una nozione che io prendo in prestito, perché va benissimo, da Ludwig. È un vedere come. Nelle ultime opere, nelle osservazioni sulla filosofia della psicologia, Wittgenstein parla, ma qui siamo già negli anni 40, passa. Klee invece, lo sta dicendo queste cose all'inizio del Novecento, Wittgenstein diceva: noi possiamo vedere un intrigo di linee e improvvisamente scorgere in questo intrigo di linee un volto. Lo vediamo improvvisamente. E se vicino a noi c'è qualcuno, e noi provassimo a indicare a questo qualcuno: non vedi anche tu il volto, quest'altro potrebbe benissimo non vederlo e vedere altre cose, e noi non potremmo neanche aiutarlo con il dito. O lo vediamo o non lo vediamo. Ebbene, il bambino vede questo intrigo di linee nelle figure. Il pittore fa la stessa cosa. Questo ci sta dicendo Klee. Il pittore si non alla visione ottico-retinica, perché la visione ottico-retinica ci dà le cose così come sono, ci dà le cose nella loro tridimensionalità. Il pittore non fa questo, il pittore si affida invece a un vedere che è altro, un vedere che ho chiamato vedere come, diciamolo anche meglio, questo vedere del pittore è un vero e proprio sguardo, lo sguardo. Klee si affida ad uno sguardo. E lo sguardo ha delle caratteristiche che non ha l'occhio che vede. L'occhio, da una parte c'è l'occhio e dall'altra parte c'è lo sguardo. Quest'occhio Klee lo chiama anche in un certo modo, lo chiama occhio penetrante. L'occhio penetrante che riesce a penetrare, l'occhio dell'artista, all'interno della superficie, come se nella superficie si nascondesse qualcosa, e soltanto l'occhio penetrante del pittore riesce a far emergere, a tornare in superficie. Questa capacità dell'occhio penetrante, che questo vedere come di cui parlavo prima, Klee in Klee diventa lo sguardo. Qual è la differenza tra l'occhio e lo sguardo? Beh, vedete, la differenza importante per la comprensione dell'opera di Klee, la differenza sta in questo, che nell'occhio c'è un soggetto che vede e un oggetto che è visto, vale a dire l'occhio diventa un voyeur che guarda un oggetto. Nello sguardo no, lo sguardo è diverso, perché lo sguardo è guardare qualche cosa e rendersi conto nel momento in cui si guarda qualcosa, ci si rende conto che questo qualcosa sta ricambiando il nostro sguardo. Nello sguardo noi guardiamo e ci sentiamo guardati. Nell'opera di Klee accade sempre questo. L'opera, tutte le opere di Klee ci danno questa sensazione, ed è sempre Klee a suo
lui quando insegnava a Bauhaus aveva un atelier piuttosto grande e lavorava contemporaneamente su 12 o 13 opere, contemporaneamente, poi aveva una poltrona al centro, ogni tanto si alzava e dava una pennellata qua, un colpo di matita là e continuava così su 12 o 13 quadri, poi si metteva seduto, guardava i quadri e diceva, i quadri mi guardano, è importante, dunque si stabilisce un rapporto reciprocità, un rapporto di scambio, vale dire un dialogo. Perché è importante questo? Ma vedete, è importante perché ha intanto una conseguenza eclatante, immediata. Qual è la conseguenza? Che se c'è dialogo, dello scambio di sguardi, è questo dialogo. Se c'è dialogo, allora non c'è una conclusione. Un dialogo è tale per autentico dialogo se non conclude. Concluderebbe se uno dei due dialoganti avesse ragione, cioè possedesse la verità. Ma se la verità non c'è e non è posseduta da nessuno dei due dialoganti, allora il dialogo non finisce mai, almeno in linea teorica. Ebbene, il quadro, se veramente frutto di questo dialogo, di questo scambio di sguardi, non finisce mai. Il che vuol dire una cosa precisa, il quadro non è mai finito, il quadro resta sempre incompiuto. Ebbene, tutti i quadri di Klee hanno esattamente questa prospettiva, non sono mai compiuti definitivamente. Certo che a un certo punto si compie, beh, ma si compiono come l'analisi di Freud, che a un certo punto deve finire, dove il finire è un finire pragmatico, devo finire, metto la parola fine, ma di fatto rimane sempre incompiuto. Ma che cosa vuol dire che il quadro rimane incompiuto? E perché rimane incompiuto? Beh, rimane incompiuto primo perché c'è questo effetto di sguardo, questo scambio di sguardi, per cui al voyeur, soggetto-oggetto, si sostituisce un voyeur, colui che guarda e che nello stesso tempo è guardato, i quadri mi guardano e in questo scambio di sguardi, ripeto, non si finisce mai, e il quadro non chiude mai, il quadro resta sempre aperto, il quadro resta sempre incompiuto, tanto incompiuto che lo stesso Paolo Klee dice: io non ho mai fatto un capolavoro. E lui a dirlo, Paolo Klee ha fatto circa 9.000 opere di tutti i tipi, disegni, acquarelli, pittura, anche faceva dei pupazzetti per il teatro per il figlio Felix. 9.000 opere in tutto, non ha mai fatto un capolavoro. Il capolavoro vuol dire un capolavoro compiuto, una volta per tutte. Un capolavoro è un'opera compiuta che si arroga in qualche modo il diritto di avere un senso, di possedere un senso, di essere sensata. L'opera di Klee non è mai compiuta, non è mai un capolavoro, dicevamo prima, perché apre un dialogo, certo, ma anche per un altro motivo, perché all'interno dell'opera di Klee agisce qualche cosa. Quello che agisce nell'opera di Klee è il tempo. L'opera di Klee è sempre temporale, c'è sempre una temporalità nell'opera di Klee, e la temporalità ha questa caratteristica, che se è tale temporalità non finisce mai, non raggiunge mai un punto finale. Questo è il tempo di Klee, ma non è soltanto il tempo di Klee, è il tempo o la temporalità di tutta la cultura del Novecento. Se c'è qualcosa che caratterizza il Novecento è esattamente questo, la temporalità e non la fine. Questa caratteristica il Novecento la riprende direttamente da Nietzsche, è la critica che Nietzsche fa a Hegel. Per Hegel il tempo chiude, lo spirito è assoluto. Scende l'angelo e l'angelo suona la tromba e la tromba ci dice che il tempo è finito, il tempo è scaduto. Ebbene, da Nietzsche in poi l'angelo con la tromba non si sentirà più, il tempo resta aperto, il tempo è aperto. Questo è il punto, non c'è un punto, dunque non c'è un senso finale, il senso finale, non c'è una spiegazione ultima, assoluta. I quadri di Klee non hanno mai una spiegazione, rifiutano per principio strutturalmente ogni tipo di spiegazione. Diceva allora, il quadro di Klee implica una dimensione di scambio, di sguardo e una dimensione temporale. Tutto questo che cosa comporta, che cosa implica? Beh,
non visibile. Questo non visibile emerge ed emerge di volta in volta, e ogni volta che emerge si fissa, per così dire, in un punto. Ma questo punto non è mai un punto immobile, è un punto che è sempre mobile, ma in quel momento, in quel punto, si offre il visibile, il non visibile. Il visibile porta con sé un non visibile, è l'espressione, il realizzarsi. È noto l'inizio della confessione creatrice, un saggio che Klee ha scritto nel 1918 e che viene poi pubblicato nel 1920, dove si dice che l'arte non riproduce il visibile, ma rende visibile. Ecco, questo, diciamo, possiamo dire, è il pensiero pittorico di Paul Klee. L'arte non riprende, non riproduce il visibile. L'arte non è riproduttiva di qualcosa che già c'è in natura. L'arte è tale se rende visibile qualche cosa che non è visibile. Dunque l'arte produce dal proprio interno, non riprende dall'esterno qualche cosa, ma ogni opera è tale se ci permette di vedere dal proprio interno emergere qualche cosa. L'opera è esattamente questa emergenza di qualche cosa di nascosto, che proprio perché nascosto non è visto, non è previsto, è, dicevo prima, imprevedibile. Ed è per questo che tutte le opere, secondo Klee, per Klee, ma diciamo pure tutte le opere di Klee, hanno questa caratteristica di configurarsi a noi come qualche cosa che ci arriva senza essere atteso. Quando parlo di dono, ne parlo esattamente in questo senso. Il dono è tale, è un vero dono se non è atteso, perché un dono atteso non è un vero dono. Il dono ci fa arrivare così, senza che noi ce lo aspettiamo, ci colpisce, e il dono ci fa vedere le cose come noi non le avevamo previste. L'opera di Klee ci fa vedere esattamente questo. Allora, dicevo, le prime opere di Klee sono queste incisioni. Vi ho parlato di questo rapporto tra l'invisibile e il visibile, ho cominciato a parlare, perché già lo vediamo in atto in queste prime opere che vanno tra il 1903 e il 1905. Per esempio la prima, quello che c'era il comico, ecco, qui c'è un rapporto.